L'alimentazione è un capitolo importante della qualità di vita dei malati oncologici. Questo vale per tutti i tipi di tumore, ma in particolare per il tumore gastrico. Ci facciamo raccontare questi aspetti dalla dottoressa Cecilia Gavazzi in occasione di un incontro di aggiornamento sulla malattia che si è svolto al Policlinico Gemelli di Roma e che si inserisce nel progetto Mantegna. Sentiamo cosa ha detto il nostro collega. Quali sono i punti da tenere in considerazione per i pazienti che hanno un tumore appunto gastrico allo stomaco? Sì, allora il tumore allo stomaco è uno dei tumori in cui il quadro nutrizionale, cioè di malnutrizione, è presente nel circa 60% dei casi, di cui già al 30% fin dall'esordio della malattia, cioè la non possibilità di alimentarsi in maniera regolare, è quello che determina un calo ponderale che poi abbiamo visto essere in relazione a una peggior tolleranza dei trattamenti oncologici, siano questi chemioterapici, radioterapici o chirurgici, e di fatto anche un peggioramento della prognosi. Quindi il mantenimento di un discreto stato nutrizionale durante tutto l'iter terapeutico è fondamentale per la prognosi di questi pazienti. Ecco, lei prima nel corso spiegava appunto che le situazioni cliniche principali sono due, cioè chi ha subito l'asportazione totale o parziale dello stomaco, chi invece non ha potuto effettuare l'intervento chirurgico. Incominciamo dalla prima tipologia di pazienti, quindi chi non ha più una parte dello stomaco. Qual è l'alimentazione giusta e qual è invece l'alimentazione da evitare? Allora sì, una delle situazioni appunto che possiamo avere è che il paziente sia stato sottoposto a una gastrectomia totale o parziale, in cui non si ha più questa funzione, diciamo, di sacchetto che ha lo stomaco, che non solo funziona da raccoglie il cibo e poi lentamente lo manda nel resto dell'intestino, ma è come un momento in cui lo stomaco avverte tutti gli altri organi importanti come il fegato e il pancreas che sta arrivando l'alimentazione e che questa deve essere digerita. Quindi dopo una gastrectomia sia totale che parziale è fondamentale innanzitutto che vengano fatti dei pasti piccoli e frequenti, perché se questo non viene fatto c'è subito una sensazione di pienezza, possono esserci anche delle problematiche tipo la dumping syndrome, cioè una sensazione in cui il paziente si sente sostanzialmente svenire. Quindi la regola numero uno è piccoli pasti e frequenti. La regola numero due è che, non avendo più questa possibilità di avvisare il pancreas e il fegato che arriva gli alimenti e che devono essere poi digeriti, è importante che l'alimentazione sia un'alimentazione sostanzialmente semplice nelle sue componenti e prevalentemente a base di carboidrati. Quindi è possibilmente disgiunto il carboidrato con le proteine, quindi uno dei pasti principali sarà prevalentemente a base di carboidrati, uno dei pasti principali sarà prevalentemente a base di proteine. I grassi aggiunti possibilmente sempre crudi sugli alimenti in modo da determinare una miglior tollerabilità e digeribilità dell'alimento. Proteine animali o proteine vegetali? E poi negli animali carni rosse o carni bianche? Allora, innanzitutto va detto che nella fase, diciamo, terapeutica della malattia oncologica dobbiamo dimenticarci tutte quelle che sono le regole che vengono date per la prevenzione, perché in quel momento noi abbiamo bisogno di tutto per rigenerare il nostro stato nutrizionale. Quindi non vanno esclusi, salvo che ovviamente non creino dei problemi di digeribilità o di diarrea, come nessun tipo di alimenti. Vanno reintrodotti dopo l'intervento chirurgico gradualmente e in piccole porzioni un po' di tutto. Allora, poi per quanto riguarda l'origine delle proteine, soprattutto nelle fasi iniziali, è meglio che siano proteine di origine animale. L'uovo è un alimento importantissimo in questa fase, ma la carne, il pesce, un pochino di tutto. Perché viceversa le proteine vegetali, come sappiamo, contengono molte fibre e nella
post-gastrectomia c'è anche la tendenza ad avere un transito intestinale accelerato, per cui se riempiamo anche il nostro intestino di eccessive fibre, questo problema viene esasperato e quindi provoca un peggior assorbimento intestinale che già abbiamo per via della gastrectomia. Senta dottoressa, invece nei pazienti che non possono essere operati valgono le stesse avvertenze oppure c'è qualche cosa di aggiuntivo? Allora, nei pazienti che non possono essere operati ovviamente dobbiamo immaginare che avranno appunto la malattia a livello dello stomaco e che dovranno fare chemioradioterapia. Allora, innanzitutto bisognerà capire se la malattia è anche una malattia ostruente, stenosante. Se così è, sarà necessario che l'alimentazione sia particolarmente, diciamo, semisolido, comunque la masticazione molto prolungata per permettere che quello che arriva nello stomaco sia sostanzialmente semisolido e fondamentalmente a basso contenuto di acidità, perché questo potrebbe andare a determinare un peggioramento della sintomatologia dolorosa e o stenotizzante. Quindi questo è in assoluto. Bisognerà in questi pazienti valutare se quello che riescono ad alimentare, quello con cui riescono ad alimentarsi è sufficiente o bisognerà integrare magari con della nutrizione artificiale.